Confartigianato Imprese Sasse, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finardi, dal 1987, diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Ancora senza esito le ricerche del pirata della strada che ieri ha travolto e ferito un pedone sulla Woody poco dopo le 21.30. L'incidente si è verificato nell'attraversamento pedonale davanti al bar Graziella. Un uomo è stato centrato da un'auto e nonostante sia stato scaraventato sull'asfalto dopo l'impatto, il conducente ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Ad avvisare le forze dell'ordine a soccorrere il ferito alcuni passanti che hanno chiamato un'ambulanza del 118 che ha trasportato il pedone all'ospedale a pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Alle ricerche stanno attivamente partecipando i carabinieri della compagnia di Sassari e gli uomini della polizia locale che ieri hanno rilevato l'incidente. Visibili sul passaggio zebrato i segni dell'auto e del ferimento del pedone. Anche questa mattina il tratto della Buddi dove si è verificato l'impatto è stato bloccato al traffico dalle forze dell'ordine, probabilmente alla ricerca di ulteriori elementi che possano portare all'identificazione dell'auto del pirata della strada. La Sardegna esulta per lo storico risultato olimpico nella staffetta 4x100 che porta nell'isola due medaglie d'oro grazie ai sardi Lorenzo Patta e Filippo Tortu. I due atleti, ieri pomeriggio, hanno aperto e chiuso la batteria che ha visto trionfare l'Italia a Tokyo in una delle discipline principe nelle Olimpiadi, davanti a Gran Bretagna e Canada. Un grande risultato compiuto con altri due compagni di squadra, la medaglia olimpica nei 100 metri Marcel Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, e Eseosa Faustine de Salou, un traguardo che ci onora davanti al mondo. Grazie Filippo, grazie Lorenzo. Siamo orgogliosi di voi e vi attendiamo in Sardegna per festeggiare il vostro grande successo. Il presidente della regione Christian Solinas saluta così a nome di tutti i sardi l'impresa epica degli atleti Patta e Tortu. Un pezzo di Sardegna sale sul gradino più alto del podio per merito vostro, dice il presidente Solinas. Vi abbracciamo tutti con un immenso grazie. Nuova ondata di calore nell'isola oggi con masse d'aria calda provenienti dall'area africana. La Protezione Civile Regionale ha diramato l'allerta meteo già nella serata di ieri per tutta la giornata odierna fino alle 20. Le temperature previste sfioreranno i 40 gradi soprattutto nelle province dell'Oristanese, nell'Inglesiente e nelle vallate del Tirso del Cuginas. I venti di scirocco di debole intensità sono provenienti da sud-est e questa massa di aria calda sahariana influisce sulle temperature dell'isola meridionale, rendendo l'aria irrespirabile e una forte preoccupazione per la possibilità che si possano sviluppare nuovi incendi. È sardo il miglior giovane enologo italiano 2021, si tratta di Andrea Pala, 34 anni, di Luras, già presidente di Assoenologi Nazionale Giovani, un prestigioso riconoscimento che viene assegnato dall'Associazione Culturale Vino Way Italia ai professionisti che nel 2021 si sono contraddistinti nel mondo del vino. Questo riconoscimento, ha commentato Andrea Pala, mi ripaga di tanti sforzi e dà visibilità alla Sardegna. I nostri vini sono di grande qualità e abbiamo un patrimonio di vitigni autoctoni invidiabile. Andrea Pala sarà premiato dal vincitore della passata edizione Nicola Biasi il 2 ottobre prossimo. Eva e la mela, dall'Eden all'inferno di oggi. L'archetipo biblico trova nuova linfa con Rita Pelusio, protagonista ieri in piazza Monica Moretti del primo appuntamento della rassegna musicomica. Accompagnata da Marta Pistocchi al violino, l'attrice con Eva, diario di una costola, inscena quasi un trattato antropologico sulle donne del terzo millennio, così simili e diverse rispetto a quelle del passato. Dalla manager multitasking, gemellata col cellulare e cacciatrice di teste, alla saggia prostituta che nel sesso sublima la guerra tra uomo e donna. Non mancano le vecchie innamorate e le figlie ribelli ma frustrate a rappresentare in modo divertito e divertente l'arcobaleno della condizione femminile. Il prossimo spettacolo della Kermesse, organizzata dalla cooperativa Teatro e Musica, è in programma lunedì prossimo con Clown in Libertà, con l'augurio che si presentino più spettatori, alcuni dei quali assenti ieri a causa del Green Pass.
Sulle note del compositore e musicista veneziano Antonio Vivaldi si apre oggi alle 21 a Porta Torres, nella Basilica di San Gavino, il concerto dell'Ars Musicandi Ensemble e del fagottista di fama internazionale Patrick De Rittis. Nel ricco repertorio di musica classica anche l'opera di Immanuel Bach, figlio del grande e celebre compositore tedesco Sebastian. Per accedere al concerto nella chiesa di San Gavino è obbligatorio mostrare all'ingresso il Green Pass. L'evento si inserisce nel cartellone della 16ª edizione della manifestazione concertistica di Musica e Natura 2021, che ha come direttore artistico Donatella Parodi. Il ricco cartellone prevede 20 concerti nella città di Porto Torres. Generali, partner di vita. Benvenuti nel mio mondo. In realtà mi conoscete dal 1953. Sono Brando, l'inventore dei materassi Permaflex. Vi ricordate il carosello? Ero in bianco e nero in compagnia di grandi star, testimonial di prestigio per materassi d'eccellenza. Permaflex, una grande storia che crede nel futuro. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. Appartamento in via Lussu 7 a Sassari, metri quadri 133. Composizione, salone cucina, tre ampie camere da letto, tre bagni, due balconi, posto auto coperto. Riscaldamento a gasolio centralizzato, predisposizione per le pompe di calore. Ristrutturazione integrale, impianto elettrico ed idraulico certificati, intonaco a gesso, pavimento in parquet e ceramica, infissi esterni in mogano con vetrocamera certificati, prodotto artigianale, porte interne in legno con fornitura da artigiano, prezzo 228.000 euro. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate. Chirurgiche, da 20 centesimi. FFP2, da 75 centesimi. FFP3, da 2 euro. Mascherine colorate FFP2, a 90 centesimi. Acquistare in grande conviene. Solo per le mascherine, per un valore di minimo 100 euro, uno sconto del 10%, 500 euro sconto del 20%, 1000 euro sconto del 30%, termoscanner da 23,90 euro, ossimetro digitale da 19,90 euro, guanti in vitrile da 13 euro. Sidernet a Sassari, in zona industriale Preddanieda. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Al termine di 10 combattutissime riprese, Vincenzo Picardi respinge l'attacco del sassarese Cristian Zara nell'incontro valevole per il titolo italiano professionisti dei pesi gallo. Ieri sera, nel ring di Stintino, il detentore Picardi, boxer di grande valore, ha dovuto dare tutto se stesso per avere la meglio sul giovane avversario sardo, che ha comunque disputato un grande incontro e ha davanti a sé un futuro promettente. Il verdetto dei giudici è stato unanime e alla fine ha prevalso l'esperienza di Picardi contro la freschezza di Zara. Numeroso il pubblico presente che, nonostante la sconfitta del proprio beniamino, ha vissuto momenti memorabili di pugilato. Cristian Zara, 23 anni, ha sicuramente il tempo e le capacità per rifarsi. Vincenzo Picardi, dopo questa vittoria, punta agli europei. Le parole del vincitore dopo il verdetto. Sì, è un avversario promettente, però ovviamente ha dovuto fare i conti con la mia esperienza, con la mia conoscenza del ring, che come tutti sappiamo è a livello mondiale. Spero che mi diano una possibilità finalmente.
poi spero che mi diano la possibilità, perché comunque il mio passato mi permette, mi dovrebbe permettere di anticipare un po' le tappe, però spero che qualcuno si svegli e mi dia questa possibilità. Vuoi una chance europea? Sì, voglio una possibilità europea e voglio esaudire il mio desiderio, il mio sogno più che altro. Mamma, mi sento disperata. Sono venuta a darti addio. Dammi forza con le tue parole. Non piangere, mamma. So che non mi puoi dare niente. Dammi solo la tua benedizione. Non potrò riposare, amore, coro. Pensando a te. La rassegna internazionale di Alghero. Jazz Alghero, 3 concerti da non perdere. 3 agosto, Nick the Night Fly. 6 agosto, Paolo Fresu in suo trio. 10 agosto, Paolo Di Sabatino in quartetto. Special guest, Mario Biondi. Biglietti online disponibili su Ticket SMS, Box Office Sardegna, sui canali social e all'indirizzo mail. Jazz Alghero.